È lui, eh? Sì. Quando vi siete conosciuti? Ci siamo visti per la prima volta ieri, a casa di amici. Sì. Tutti ballavano, erano allegri. Ma lui invece era... E lui invece? Ma perché mi fa parlare? Prima di tutto perché sono un prete. E poi perché le fa bene parlare. Su, avanti. E lui invece? E lui era triste, poverino. Sì. Gli era morta la madre da circa un mese. E così lei lo ha consolato? Sì. Mm. Mi ha anche letto una poesia scritta in nome della madre morta. Beh, è bello tutto ciò. È romantico, poetico. Quanti anni hai, ragazzo? 2 anni meno di me. È anche molto timido. Sì. Allora gli ho chiesto, ti va di ballare? Gliel'ha chiesto lei? Sì. Così siamo usciti sulla terrazza. Sì. E abbiamo ballato. Stretti, stretti. Al buio. E io sentivo che lui mi desiderava. E come lo capiva? Ho detto che ballavamo stretti, stretti. Sì. Non sono mica una bambina. Va bene. Basta così, ho capito. No, no, adesso mi va di raccontare. Sì. È una cosa che non faccio mai. Bene, raccontami allora, dimmi. A un certo punto del ballo, sì, gli ho detto all'orecchio. Cosa? Senti, ragazzo, sì, tu mi piaci. E sento che neanche io ti faccio schifo. Perché tergiversiamo? Già. Adesso è la donna che prende l'iniziativa, non l'uomo, eh? Certo. Bene, allora? Gli ho detto, visto che tu mi piaci, sì, voglio fare l'amore con te. E lui che ha risposto? No. Perché era venuto con la sorella. E che cazzo? Scusa, voglio dire, è finita così? No. E allora? Ci siamo seduti in un angolino appartato. Sì. Ci siamo baciati. Ma lì non potevamo avere un rapporto completo perché c'era gente nel soggiorno. Già, certo. E allora? Io capivo, sì, che lui mi desiderava subito, da pazzo. Sì. E allora? E così ho provato per lui una strana sensazione di tenerezza. Sì. E ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima. Sì. Su. E se non ti spieghi chiaramente? Ma non si può dire tutto. Un prete non si stupisce di nulla. Nemmeno se tu mi dicessi che lo hai assassinato. Avanti, su. Che cosa hai fatto a quel ragazzo? Avanti, dimmi, dimmi. Dimmi, dimmi tutto. Gli ho sbottonato i pantaloni, li ho tirato fuori, li ho fatto godere. Ecco. Sì. Ecco. Con le mani? No. Con che cosa allora? Con bocca. Beh, ma se ogni ragazza chiamerà la madre, tu lo consoli così?